Allora, eccoci qua. Noi oggi avremmo dovuto fare un incontro dal vivo all'Aurum per presentare Sculova Italia, una realtà nata a Pescara da abruzzesi che vuole diffondere l'intelligenza artificiale per tutta l'Italia, che partecipa a diversi gruppi, fa diverse cose molto carine, che però poi ne parleremo meglio in un prossimo incontro che faremo live. Il prima possibile quando sarà passata questa emergenza. E per ora vorremmo parlare in pillole di quello che l'intelligenza artificiale può fare per combattere questo coronavirus. Ma prima di fare questo vorrei passare la parola a Luisa che ci presenta un attimo in pillole una piccola presentazione di quella che è Sculova Italia. Sì, eccomi. Aspettate. Ecco qui. Vedete? Vediamo. E sì, come Mario ha già detto, la nostra presentazione era stata progettata per l'evento dal vivo di oggi all'Aurum, quindi brevemente vi illustro un po' Sculovai. Sculovai è una community. L'idea, ovviamente, Sculovai è una community che parla di intelligenza artificiale. L'idea parte da Siraj Raval, programmatore nonché YouTuber, che si diletta appunto di machine learning, intelligenza artificiale, e ha chiesto a chiunque nel mondo di fondare una Sculovai. Noi abruzzesi abbiamo fondato la Sculovai Italia. La Sculovai Italia si fonda su alcuni valori. Ve li presento brevemente. Accogli lo strano, noi siamo persone curiose, curiose con voglia di imparare, ispira ed educa. Ottimismo basato sui dati, ovvero i dati ci dicono che l'intelligenza artificiale avrà sempre un posto sempre più importante nel futuro, quindi sarà sempre più predominante. Sperimenta rapidamente, pratica la frugalità, la semplicità. Scegli l'amore e non la paura. Noi di Sculova Italia ci piace cimentarci con progetti che hanno finalità sociali e disegni i contorni, ovvero cerchiamo di portare avanti i nostri progetti, crearli, dar loro una forma e speriamo, ecco, di far appassionare più persone possibile all'intelligenza artificiale. Noi abbiamo una scuola, una sede sia fisica che online, per chi non può ovviamente raggiungerci. E abbiamo un docente, ogni settimana ci riuniamo per 2 ore, facciamo lezione, leggiamo articoli, facciamo progetti e niente, studiamo algoritmi. E impariamo, sperimentiamo linguaggi di programmazione, e tutto ovviamente senza scopo di lucro, tutto gratuito. Abbiamo libri e dispensa. Vi ringrazio per questo breve excursus. Grazie a te. Grazie Luisa. Allora, praticamente in pillole, cioè quali sono i requisiti principali per entrare dentro Sculovai Italy? Io credo che anche Antonio sarà d'accordo con me che il primo è la curiosità. Perché Sì. non è che l'intelligenza artificiale è una di quelle materie così complicate, arcane, misteriose che poche persone possono accedere. È una nuova arma a disposizione delle persone. Se poi mi è venuto un esempio, un po' come una calcolatrice, cioè una volta si facevano i conti a mano, poi è arrivato questa calcolatrice che premendo dei tasti ti fa molte di quelle funzioni che prima richiedevano tempo. Bene, l'intelligenza artificiale è una nuova calcolatrice, tu prendi i dati, prendi un'idea, li unisci insieme e ottieni un risultato. Quindi è uno di quegli strumenti che secondo me nel futuro sarà più usato da tutti. Ora, torniamo un po' all'argomento di oggi, cioè del coronavirus, e coinvolgerei ancora Luisa per quanto riguarda diciamo, l'andamento matematico di questa pandemia, diciamo, chiamiamola così.││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 
Posso prendere un attimo la parola, sì, anche per vivacizzare un po'. L'intelligenza, sì, artificiale è una calcolatrice, però è un modo particolare di essere calcolatrice, nel senso che una calcolatrice fa calcoli a partire da dei dati, mentre l'intelligenza artificiale crea modelli al posto di uno scienziato a partire da quei dati. Cioè, una calcolatrice che più che sostituire la tua capacità di far conti, sostituisce la tua capacità di creare associazioni. Ma certo che i modelli si facevano anche prima dell'introduzione dell'intelligenza, certo, però si facevano molto semplici, molto più rudimentali, molto più alla portata dei calcoli che si facevano per risolverli, mentre l'intelligenza artificiale ci porta un passo avanti, anzi più di un passo avanti. È un po' come quando facevi conti a mano e poi lo fai con la calcolatrice. Non è l'intelligenza artificiale non è una calcolatrice, ovviamente, ma è un modo per velocizzare la capacità di modellazione che si aveva prima. Questo, certo, è un po' molto di più di come, sì, si può pensare dall'analogia. Certo. È un po' come avere un superpotere. Un superpotere, l'intelligenza artificiale è un superpotere, sì. Di impararla, conoscerla, è una... come avere un qualcosa in più, sì, qualcosa che ti può aiutare. Poi, appunto, coronavirus e intelligenza artificiale, che relazioni ci stanno? Queste ne stanno uscendo tante, la Cina soprattutto, come si sta muovendo con l'intelligenza artificiale? Uno pensa intelligenza artificiale, programmazione, no, niente, codici, sicuramente non può avere riscontri sulla vita reale, invece... In realtà, proprio tecnicamente, intelligenza artificiale è tutto quello che non riesce a fare con la programmazione, nel senso che è un sistema che si programma da sé a partire dai dati. Tipicamente, se io dovessi spiegare programmando, cioè delle istruzioni, com'è la faccia di Luisa rispetto a quella di un'altra persona, a quella di Mario, dovrei scrivere i vostri contorni, mentre l'intelligenza artificiale, dagli esempi, cerca delle regole da sé. Quindi, vabbè, senza uscire troppo dal seminato, Mario, ci vuoi far vedere qualche lavoro? Sì, continuo a farvi vedere qualcosa che ho trovato, cioè che ho cercato di recuperare e di unire su internet per quanto riguarda i lavori che utilizzano l'intelligenza artificiale in questo ambito. Per esempio, l'intelligenza artificiale si può utilizzare per tracciare e prevedere i focolai. Quindi, fondamentalmente, cosa fa? C'è il monitoraggio delle varie zone, con anche, se vogliamo, gli spostamenti delle persone, tutti i dati che si possono prendere anche da... dai biglietti aerei, vuoi da tante altre fonti, per cercare di tracciare dove le persone possono andare ad infettare di più. E c'è questa startup canadese Blue Dot che dice che aveva previsto qualche settimana prima che ci fosse l'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si sarebbero potuti verificare i maggiori focolai. Un'altra cosa che... Possiamo tornare un attimo al primo punto, perché c'è, sì, una cosa curiosa, nel senso che tutti quelli che lavorano nel settore dell'intelligenza artificiale, anche le persone che l'intelligenza artificiale l'hanno sentita nominare ai telegiornali o in giro, perché comunque è una parola molto usata ultimamente, hanno sempre paura di qualcosa connessa all'intelligenza artificiale. Ad esempio, prima del coronavirus, identificare, tracciare e prevedere i focolai potrebbe essere visto come qualcosa che limita la privacy delle persone in qualche modo. Che ne pensi? Sì, in effetti sì, ma poi i cinesi hanno un concetto di privacy molto diverso da noi occidentali. Cioè, paradossalmente, i cinesi più sono spiati, più si sentono tranquilli e sicuri, perché sentono che chi li controlla, chi li spia, gli sta dando anche una mano nel proteggerli verso altre persone che loro magari non hanno notato, che possono
fargli male, per esempio, in questo senso qua. Il loro senso di famiglia, sì. Sì, sì, il loro senso di famiglia, per cui è chiaro che il concetto di privacy va adattato, diciamo, alle zone, sostanzialmente. Infatti uno dei punti è questo: in Cina il combattimento, cioè l'intelligenza artificiale è stata usata proprio in maniera, cioè, per noi come grandi violazioni della privacy, con i droni o con altre cose che facevano anche lo scanner termico delle persone che giravano, o comunque le registravano in maniera tale che potevano unirle al database centrale che c'hanno e fare le multe, le varie cose per fermarli fondamentalmente. Possiamo anche spaventare un attimo quelli che ci sentono, nel senso, in Cina hanno tracciato tutti i cellulari di tutti i cinesi contemporaneamente, quindi si sapeva chiunque dove stava, quindi però può essere servito, almeno ci dirà anche Luisa quanto è importante in qualche modo limitare i contatti, ecco. Sì. Altre perché, cose che... Dimmi. Sì, perché infatti la limitazione dei contatti è uno dei metodi più semplici fondamentalmente per evitare contagi, perché la diffusione del contagio è quella che all'inizio sembra banale, sembra piccola, 10 casi, 15 casi, 20 casi, però se pensiamo che ognuno ha una certa percentuale per far ammalare altri, è chiaro che poi a distanza di 20, 30, 40, 60 giorni diventa drammatico il conto, questo certo. è il concetto. Poi questo penso che ne parlerà Luisa meglio. Sì. E vado avanti con un'altra attività di intelligenza artificiale, e questa è per quanto riguarda la diagnosi del virus. Sentivo ieri che c'erano che i test di laboratorio impiegano anche 7-8 ore per dare un risultato, mentre qui in Cina c'è proprio il gigante Alibaba, sostiene di aver creato un'intelligenza artificiale capace di individuare il virus con un'accuratezza del 96% nelle diagnosi. Questo ha fatto attraverso le immagini, quindi qui l'intelligenza artificiale è quella di riconoscimento immagini, e ovviamente questo non è che sostituisce il medico, però pensiamo un attimo a un laboratorio che debba fare 300-400 tamponi in un breve periodo di tempo. Un sistema del genere potrebbe servire a scrinizzare un attimo tutti i campioni, e in questo caso concentrarsi soltanto su una piccola parte, perché se, diciamo, gran parte viene prevista così e diamo, avendo questa accuratezza, probabilmente il coronavirus sarà stato sicuramente contratto, ci possiamo concentrare solo su quei casi borderline, in maniera tale che possiamo ottimizzare il tempo che abbiamo, cioè nelle 24 ore riuscire a fare il doppio o il triplo dei tamponi che certo. si possono fare normalmente, certo. Quindi questo è un modo molto efficace. Probabilmente in Cina lo usano perché alla dimensione che sono arrivati, chiaramente non è che possono permettersi di aspettare 8 ore per un tampone. Allora, due cosine. Alibaba ha detto di questo sistema in realtà una settimana fa, ma i cinesi avevano già adottato altri metodi di screening proprio basati in qualche modo... Allora, qui diagnosticare il virus è semplicemente a partire dai dati che anche noi conosciamo, no? Con le metodologie sulle proteine, in qualche modo, del virus. Il lavoro di Alibaba è semplicemente velocizzare la parte diagnostica dello specialista, che si deve vedere contemporaneamente centinaia di screen del virus per cercare di capire se la persona è infetta oppure no. Quindi delle 8 ore che parlavi, che in realtà sono sì. 3-4, però adesso abbiamo bisogno, dato che ci sono tanti falsi positivi nel nostro test, anche di un test di verifica, ok? Sì. Quindi sono 3-4 per due test, di cui una buona parte di tempo è passata dallo specialista a vedere tante tante immagini, ok? E queste immagini in realtà possono essere viste in pochi secondi dal sistema di Alibaba.
Poi i cinesi, ancora prima di questo metodo che comunque aumenta la sicurezza diagnostica, ok? Perché elimina anche l'errore umano, avevano iniziato in qualche modo a fare screening a partire dalle temperature e dai sintomi delle persone, quindi evitando addirittura la diagnostica al 100% e quindi facendo in qualche modo quarantena preventiva. Okay. Tu Sì, potresti avere dei sintomi, quindi stai a casa. questo guarda, erano altri due metodi che hanno Sì, utilizzato ma li l'intelligenza vediamo, dai. artificiale, però no, non li ho messi in Sì. questa piccolissima review perché praticamente l'utilizzo che erano l'utilizzo di droni per la consegna di materiale sanitario potenzialmente infetto, in modo tale che non c'era la visione con le persone. Però il drone già poteva essere un ambito sì di intelligenza artificiale, ma forse un po' più complesso. E lì parliamo di reinforcement learning, parliamo di droni che devono imparare i vari percorsi ed essere capaci di arrivare nei vari punti. Oddio, Quindi in realtà no, cioè è sì, complesso, almeno in questo, per i cinesi. Amazon studia droni da anni e sì. anni e anni, è il suo sogno fare la consegna a casa e quindi penso che la utilizzeranno adesso nella crisi Sì, americana, è una tecnologia che non è, no, molto lontana. brevetti ce n'erano, questo Sì. l'ho visto, però probabilmente, cioè, è leggermente diverso, credo, perché Certo. quello dei droni, i droni di Amazon, erano, diciamo, droni programmati a geolocalizzazione, quindi fondamentalmente loro andavano con un programma già prestabilito perché l'indirizzo dove dovevano consegnare e così via. Mi sa che quelli cinesi erano un po' più autonomi, che sapevano distinguere e andare a vedere quale ospedale andare o no, una cosa del genere avevo letto, Okay. quindi ho detto lasciamo che forse può essere un po' troppo futurista in Troppo questo avanzato, momento, troppo diciamo. avanzato in questo momento, per questo non l'avevo considerato. E andiamo avanti. E l'intelligenza artificiale può sviluppare farmaci, anzi, e di questo adesso ve ne parlerò un po' di più perché ne vale la pena. Allora, cosa può fare l'intelligenza artificiale per sviluppare farmaci? Allora, prima di tutto, penso che dovremmo conoscere il virus, come è fatto questo virus e che cos'è un virus. Io non sono un biologo, sono uno statistico, però due concetti al volo per far capire meglio dove andremo a parare fondamentalmente. Bene, il virus, in questo caso il coronavirus, è un'entità di questo genere, una specie di pallina, diciamo così, me lo passeranno i termini, con delle protuberanze che si chiamano spike, che sono delle proteine che cercano di attaccarsi alle cellule e all'interno c'è tutto un filamento di codice suo che gli dice, che spiega come si deve riprodurre, cosa deve fare, come deve infettare, come deve uscire questo disegnino, come devono essere fatte queste proteine e così via. Bene, allora praticamente cosa hanno fatto? In pochi giorni dopo la scoperta del coronavirus, l'allarme e così via, hanno preso, diciamo, quelle stringhe di codice genetico all'interno del virus e l'hanno mappata. E praticamente questo è il risultato, è lunghissimo, questa è solo una parte, di tutta questa mappatura. E questa mappatura non è nient'altro che il susseguirsi dei quattro acidi del nostro DNA. Quindi praticamente cosa fa il virus? Il virus ha la stessa, diciamo, calligrafia del nostro corpo e una volta che la sua proteina arriva all'inizio della cellula, al recettore della cellula, quello che prende, che ne so, l'ossigeno che può prendere i vari ingredienti che gli servono per la produzione cellulare, entra dentro la fabbrica della cellula e gli dice scrivimi il codice, scrivimi il codice. È un po' come se vogliamo, che ne so, sappiamo che nostra madre va a fare la spesa al supermercato, scriviamo con la stessa calligrafia sua tre o quattro cose sotto la lista della spesa e ovviamente nostra madre ci va, pensa che l'ha scritto lei, ci porta quello che ci deve portare e il patatrac è fatto, quindi il virus si replica e così via. È Allora, qual bellissima è la questa gara? Beh, analogia. però è quello il problema, perché il Sì. problema è che la cellula non se ne accorge perché il linguaggio è lo stesso, le Sì. parole sono le stesse. Allora, Siraj cosa ha fatto? Ha lanciato questa gara per
per trovare una potenziale medicina che blocchi la proteina del coronavirus. Cioè, okay, diciamo che Siraj è il nostro ispiratore, sì. È il youtuber data scientist che ha creato SOAI americana, mentre noi siamo la sezione italiana. Sì. Okay. Allora, questo vuole trovare un farmaco che blocchi questa proteina in maniera tale che non si possa attaccare alla cellula e quindi non si possa duplicare e quindi non possa infettare e non si possa espandere. Allora, cosa è successo a questa gara? Allora, questa gara è stata una gara internazionale, credo sia conclusa il 2 di marzo, se non sbaglio. Sì, era di sole due settimane. E che cosa diceva lui? Lui diceva, prendiamo la cellula, vediamo qual è la proteina che si affaccia, che vuole ricevere il ricettore. Vediamo questa proteina con quale farmaco, per il momento chiamiamo farmaco generico, con quale farmaco può legare di più, in maniera tale che se noi lo facciamo legare a questo farmaco non possa entrare nella cellula. E praticamente tutti i partecipanti a questa gara, perché ripeto, è stata una gara internazionale, tutti i partecipanti a questa gara hanno trovato diverse soluzioni. Il primo, quello che ha vinto la gara, sostanzialmente ha trovato diversi farmaci. I primi due farmaci trovati addirittura non esistono, perché l'intelligenza artificiale, che in questo caso hanno utilizzato un reinforcement learning, praticamente è stata addestrata a trovare la migliore affinità con varie sostanze, e questa migliore affinità, anche sostanze create dalla stessa intelligenza artificiale, per cui le prime due sostanze che aveva trovato questo qui che ha vinto non esistevano, cioè erano sostanze che forse qualche casa farmaceutica ne approfitterà per provare a farle, a testarle, sempre che non siano un veleno, chiaramente. E mentre la terza proposta per affinità era un farmaco utilizzato per l'Ebola, credo, cosa sì. Che sa che stanno sperimentando. Quindi anche in questo caso l'intelligenza già in commercio. Per l'Ebola lo stanno sperimentando per questo, sì. In questo caso, sì. Fa qualche protocollo. Per cui in questo caso c'è, cioè, la mobilitazione mondiale per cercare di trovare una soluzione con un'idea semplice, trovare un farmaco affine a quell'altro, prendendo la banca dati di tutti i farmaci, prendendo tutta la mappatura genetica del virus e facendo fare, diciamo, tutto il lavoro alla macchina, ha portato a qualcosa di molto interessante in questo caso. Posso dire una cosa? Sì. Mentre, diciamo, il terzo classificato era una biologa genetista, quindi ha utilizzato delle metodologie standard della ricerca genetica, il primo e il secondo classificati, diciamo, come fattibilità del metodo, nel senso che dava comunque delle medicine già in commercio e quindi potevano essere testati. Prima e secondo classificato avevano competenze solo di machine learning e intelligenza artificiale, quindi erano, diciamo, dei programmatori, okay? Che hanno utilizzato delle metodologie da programmatori di intelligenza artificiale standard, come quelle in che insegniamo in qualche modo nei nostri corsi, utilizzando dei database medici e riferendosi ad articoli medici di pubblico dominio. Questa è una cosa, cioè noi in qualche modo siamo scienziati in piccolo, come aveva detto Luisa, sperimentiamo, ok? Facciamo modelli, o almeno aiutiamo il computer, l'intelligenza artificiale a creare dei modelli, e siamo attaccati al risultato anche senza avere un background specifico. Sembra una contraddizione, ma il machine learning serve a imparare dei modelli dai dati, e quindi a partire dai dati si riesce a ricostruire in qualche modo un po' di conoscenza di campo, okay? Poi ovviamente queste cose verranno poi implementate dagli esperti del settore e migliorate dagli esperti del settore, che comunque essi stessi adesso
utilizzano metodologie di machine learning, quindi in qualche modo è un cerchio che si chiude, ecco. Però la particolarità è che i vincitori sono statistici, sono data scientist e non sono biologi, ok? Domanda, queste gare dove le troviamo? Se uno è curioso. Allora, ci sono tante gare che sono finanziate, anche ad esempio c'è uno dei repository di gare più famose, si chiama Kaggle, che si possono trovare tranquillamente, vedo di condividerlo, che si possono trovare tranquillamente online. Ad esempio Kaggle, adesso vedete il mio schermo, è di proprietà di Google. E indice ogni settimana e così via delle gare a pagamento in cui i data scientist di ogni dove competono. Ci sono anche dei dataset, cioè delle librerie di dati. Ad esempio, è uscito il dataset sugli outbreak del coronavirus, che chiunque può analizzare. Questi sono codici, sono di ogni data scientist del mondo che si vogliono cimentare, far vedere praticamente il proprio lavoro e anche avere in questo modo l'opportunità di imparare. Ad esempio, questo codice, il linguaggio di programmazione di elezione per i data scientist è il Python, che è molto molto semplice, come sintassi anche potente. Fa praticamente un'analisi di come vengono distribuiti i dati, sesso piuttosto che età e così via. Adesso, ad esempio, in Cina, questa è la distribuzione, qui c'è l'età, riderete, l'età arriva a 160 anni, perché ovviamente è stata fatta un'approssimazione utilizzando, diciamo, delle funzioni di distribuzione, diciamo qualcosa di tipico della statistica. Comunque, una distribuzione di età di donne e uomini contagiati in Cina, ok? Allo stesso modo c'è il dataset degli infetti in Abruzzo. A partire da questi dataset, un modello di machine learning può fare, come ci diceva Mario, delle previsioni di dove e quanto avverranno le epidemie, ok? Comunque, noi abbiamo parlato, cioè in passato abbiamo partecipato a un altro paio di gare di cui avremmo parlato oggi all'Aurum, alla sede di Vabbè, Pescara e questo, così via, di questo però ne vabbè. parleremo la prossima volta quando ci Assolutamente possiamo sì, rivedere dal assolutamente vivo, sì. almeno con più calma e possiamo Comunque ce ne preparare un sono po' meglio le tante cose. Sì. di siti che organizzano queste gare, anche solo per istruzione, cioè ognuno fa esercizio confrontandosi con i lavori degli altri ed è divertente, piuttosto che giocare a pallone, e io mi diverto così. Ok, Luisa, io vorrei farti una domanda a te invece, dal punto di vista, dal punto di vista matematico, diciamo, la diffusione del coronavirus. So che c'è stato uno studio, all'Università di Milano che parlava proprio proprio del contagio, di come si calcola il contagio e così via. E ci potresti parlare di quello studio? Sì, vi faccio vedere. Sì. Vediamo un po'. Vedete? Vediamo. Sì, è uno studio interessante che utilizza la matematica per dimostrare il perché lo stai a casa è fondamentale in questa fase. Una scritta. Diciamo che il modello più utilizzato comunque dagli epidemiologi è quello più noto. Allora, questo modello praticamente, non so se, ecco, e questo studio sta cercando di trovare, di stimare una variabile che è la nostra R0, la vedete? Questa piccolina, R piccolo 0. R0 che cos'è? Vediamo un po', ve lo faccio vedere direttamente. R0. R0 è il numero medio di persone infettate da un singolo individuo. Cioè, una persona
quante persone infetta una persona positiva al coronavirus, quindi una persona infetta, quante persone infetta? Ora, questo numeretto è stato calcolato essere uguale a 9,3. Questi dati sono stati presi dal 22 febbraio, sono stati analizzati i decessi, i dati di persone infettate, i dati di persone infettivi, qui abbiamo una leggenda, le persone che possono essere infettate, esse, le persone infette e anche infettive, che significa che io sono infetta e lo trasmetto, e sono quelle persone infette ma ancora non lo trasmettono. R le guarite, D i deceduti e C i casi complessivi. Ora, in questo studio abbiamo che R0 uguale a 9,3, ovvero una persona infetta ne infetta 9. Ora non spaventiamo gli epidemiologi, perché molti sostengono che R0 sia 4 o 5, dipende dalle metodologie, okay. E dal tempo in cui è stata fatta la stima. Sì, questo calcola dal 22 fino al 9 marzo. Ad esempio, un fisico che abbiamo condiviso sulla pagina, un fisico dell'Università di Roma, aveva calcolato R0 essere uguale a 4,2, cioè una persona ne infetta 4, e questo qualche giorno fa, quindi o qualche settimana fa i dati si riferivano. Perché se abbiamo un R0 così alto, che significa? Significa che ad esempio in 30 giorni arriviamo a 1 milione di persone infettate. Ma come funziona questa cosa? Cioè, in media io infetto persone per 5 giorni prima di scoprire che ho il virus, giusto? Sì, per quindi 5 giorni. Ogni volta, ogni 5 giorni, 9 e 3 facciamo 6 a 10, il numero di contagiati si moltiplica per 10, se questo sì, è il numero. Abbiamo 10, abbiamo che per 10 giorni abbiamo 10.000. Poi altri 10 giorni, quindi siamo a 20 giorni, abbiamo 100.000 e abbiamo, okay. E così via, si è moltiplicata per 10. Quindi qual è l'obiettivo? Ridurre R0 a un valore più vicino a 1, anzi sotto 1, perché riducendolo a un valore così basso, tu, che significa? Che tu, persona che hai il coronavirus, non vai a contagiare massimo forse una persona. Ma perché quindi è importante stare a casa? Se tu riduci il contatto sociale, riduci il numero di persone contagiate, cioè è logica come cosa alla fine. Se non frequenti se non frequenti posti affollati, tu che sei infetto, ma magari non lo sai, perché cos'è il coronavirus? Qual è, diciamo, l'arma, la peggio, il suo, diciamo, il suo problema è che io potrei avere il coronavirus, essere stato infettato, ma non mostro sintomi, non ho niente, perché magari ho un organismo che mi sta aiutando, non ho febbre, non ho raffreddore, però lo posso trasmettere. E ci sono anche dei giorni fra cui io sono infettivo, ma non ho ancora i sintomi. Esatto, quindi io faccio la mia vita di tutti i giorni, non è che ad esempio ho il coronavirus e divento giallo. Ok, sono diventato giallo, resto a casa, sono giallo, lo so che col coronavirus non esco. No, io sono... Scegliamo un altro colore, dato anche l'aiuto di persone giallo che ci aiutano. Divento rosso. Rosso, esatto. Divento rosso, mi imbarazzo, divento tutto rosso. Non è che il coronavirus, tac, diventa rosso e quindi ti chiudi in casa e aspetti. No, il coronavirus tu... puoi avere sintomi i primi giorni, puoi avere sintomi tra 5 giorni, tra 6 giorni, puoi non averli. E quindi che fai? Fai la tua vita solita. Esci, frequenti le persone. Quindi questo R0 bisogna ridurlo. Perché? Perché poi c'è anche un altro problema che forse a molti sfugge: il sovraffollamento degli ospedali. Immaginate, grafico cartesiano, immaginate di avere una linea che è la linea di saturazione degli ospedali. Ora, immaginate che se i casi aumentano, abbiamo un R0 così elevato, tanti contagiati e magari contagiati che hanno bisogno anche di cure, non gli basta stare a casa in quarantena da soli a guardarsi le serie TV, ma hanno bisogno di cure, dove vanno? In ospedale. Allora questa curva cresce, si avvicina alla linea di saturazione. Non ci sono, quindi i posti letto diventano sempre di meno, terapia intensiva ha un sovraffollamento. Se si supera questa linea di saturazione degli ospedali, si arriva al punto di dover scegliere chi
curare e chi no, perché non si hanno abbastanza costi, non si hanno abbastanza fondi, non si può aiutare purtroppo tutti, in un mondo utopico magari, e quindi dobbiamo cercare di impedire a questa linea, questa curva, di superare questa linea di saturazione e abbassarsi. Come fai ad abbassare questa curva? Riducendo R0. E come riduci R0? Riducendo i contatti sociali, quindi restare a casa, limitare, uscire solo per lo stretto necessario, lavoro, salute, supermercato, limitare il più possibile il rischio di contagiare altre persone. Quindi è semplicemente, diciamo, questo studio è molto interessante, disponibile in rete tranquillamente, e ci fa capire la morale, il perché dobbiamo stare a casa. Qui abbiamo appunto la situazione che c'è stato in, come sappiamo, la Lombardia è stata la regione più colpita dall'inizio. Lombardia, Veneto, il nord, come potete vedere abbiamo tutti questi dati. Non so se Antonio, io resto a casa, che significa? Io sto proteggendo l'altra persona, perché ok, io sono giovane e sto bene, ma effettivamente ci sono altre persone che hanno in casa, persone che hanno, sono anziane, che hanno difese immunitarie molto più scarse. Se io me ne sbatto di queste regole e vado in giro, se io non sto attenta, magari metto in pericolo altre persone che invece hanno seguito le regole, magari stavano a casa, sono uscite solo per necessità e niente. Quindi bisogna avere a cuore anche l'altro, seguire certo. Le regole per se stessi. Un senso civico che effettivamente in gran parte delle persone ritrovo. Perché è un virus che fa paura, però la soluzione c'è. Cioè abbiamo visto la Cina come com'è andata. E come lo sta affrontando. I casi sono diminuiti e non so se perché appunto loro hanno affrontato in un modo bello drastico già dall'inizio o appunto con l'intelligenza artificiale, loro l'hanno affrontato alla maniera della Cina. Noi, così come Francia, l'Inghilterra, poi... Dato che la crescita esponenziale va affrontato in modo drastico dall'inizio per evitare la crescita esponenziale. Noi abbiamo aspettato un po' per questa quarantena, quindi però bisogna aspettare per vedere, diciamo, i primi risultati. Vogliamo chiedere se ci vogliono fare domande quelli che ci stanno seguendo? Cioè, volete farci domande? Pare di no. Avremo... Ah, sì. Sono Zuleika. Riguardo alla proposta di Mario, giusto? Sì. Ok. Di fare un'applicazione in cui dobbiamo mettere gli spostamenti che facciamo se vogliamo uscire di casa. Chi sarebbe in grado di vedere questi spostamenti? Perché l'idea dell'italiano medio, diciamo, è quella di privacy assoluta, quindi se io metto questo dato ho paura che qualcuno possa prenderlo. Beh, guarda, ti rispondo direttamente in questo senso qua. Non è che qualcuno possa prenderlo, diciamo che, voglio dire, l'idea è di compilare il modulo, perché in realtà il modulo uno lo deve compilare. Ora attualmente uno compila di autocertificazione. Quindi il modulo che io compilo di autocertificazione sto scrivendo già dei dati che prenderà qualcuno in qualche modo. Quindi dico, quei dati, se anziché scriverli cartacei che poi resteranno lì morti, fossero presi in qualche sito ministeriale, che mica perché deve essere un sito qualsiasi della qualunque, un sito ministeriale sicuro, raccoglie questi dati strettamente necessari per l'emergenza e poi li distrugge, voglio dire, oppure lì si chiama anonimizza, perché tanto ci sono un sacco di software che anonimizzano le cose, li anonimizza e non ci sono problemi. L'operatore, quando ti ferma, dice chi sei, Tizio e Caio, va nell'applicazione, vede Tizio e Caio entrando come operatore e dice di Tizio e Caio ci ha registrato che va a questo punto, ok, stop, finito. Quindi l'unico diciamo soggetto sì, che può vedere questo, ah ok, ecco.
No, perché secondo me la cosa che può spaventare l'Italia per questa raccolta di dati è appunto la questione della privacy. Chi dà questi dati per queste applicazioni, per questi nuovi motori, non so, secondo me in Italia è questo che frena un po' le cose, Sì, purtroppo, eh. ma ci sono tanti protocolli di anonimizzazione. Io ho lavorato un paio di anni in un istituto di ricerca e lì tutti i dati si diffondevano tra i vari medici, ma erano tutti anonimizzati. Cioè il paziente appena entrato aveva un codice e quel codice poi girava quel codice, non girava al paziente. E l'unico che aveva il codice era l'amministrazione, perché vedeva i Ottimo, pagamenti e ottimo. tutto. Ok. Poi anche se vuoi fare analisi dati sui dati. Anche i dati da far analizzare a una terza persona possono essere in qualche modo codificati in modo che abbiano le stesse proprietà statistiche, togliendo i nomi o qualsiasi cosa. In questo modo è impossibile risalire a Tizio, Caio e così via. Però si può comunque fare un modello predittivo che potrebbe aiutare la pubblica amministrazione, sì. Questo in generale. Certo. Noi abbiamo perso un pezzo. Non ti sento, Mario. No, ci sta probabilmente un'altra persona che vorrebbe fare una domanda, ma non Ah, fa, sento ok. rumore. Non si Non ti sente. sentiamo. Prova a scrivere. Prima purtroppo mi è caduta la linea e si è interrotto per un pezzo la registrazione. Sì, ho visto che E infatti l'ho dovuta fare ripartire, è partito un pezzo di intervento di Mario e cioè in pratica quello il commento di Luisa stiamo aspettando. Che Angelo scriva. Ok, diciamo che quanti siamo iscritti? 300 a School of AI Italia, ma siamo una trentina attivi ai corsi che tengo, diciamo, il giovedì, corsi oppure barra gruppi di studio, quindi un po' ci conosciamo. Cioè, il rischio è che dopo tutto questo non si risolva nulla, perché basta che una persona venga da una nazione dove ancora il virus è attivo e ritorniamo di nuovo appunto da capo. E non sono d'accordo, almeno non sono personalmente, perché noi siamo una nazione che darà l'esempio agli altri. Se riusciamo anche per un certo periodo a dominare il virus, anche le altre nazioni dovranno fare lo stesso. Tipo l'Inghilterra, aspetta di essere tutti immunizzati. Oddio, Johnson. La Spagna ci sta adeguando, anche la Francia assolutamente, ma anche noi all'inizio, cioè è qualcosa che non abbiamo mai affrontato, che nessuno di noi ha mai affrontato. Forse i nostri bisnonni con la spagnola, cioè quindi anche i nostri paralitici sono impreparati e tendono a fare la prima cosa che risulta facile, ovvero evitare il panico. È successo anche in Cina, la prima settimana, quando sono uscite le prime notizie, indiscrezioni sul virus, hanno cercato di nasconderlo. Però davanti all'evidenza scientifica, al dato, non puoi fare nient'altro che una politica stringente, perché se l'aumento è esponenziale, quindi se ogni 10 giorni aumenta di 10 volte, e allora devi adeguarti. No, bisogna vedere nuovi dati dal giorno. Quando è stato? Mercoledì? Sì. Cioè, al giorno zero, diciamo, dell'inizio della quarantena. Diciamo che in realtà dovrebbero bastare una decina di giorni dall'inizio serio, diciamo, di questa quarantena per vederne l'efficacia.
E se come ci hai raccontato, R o R0 sono ancora molto sopra l'1, dobbiamo fare qualcos'altro. Sì, sicuramente stare a casa è la soluzione migliore. Anche per gli ospedali, perché magari, ecco, non lo so se questa cosa degli ospedali sta passando in secondo piano, però effettivamente coloro che ancora adesso escono, perché dicono no, tanto è una semplice influenza. Sì, dato che si è perso il grafico, perché a causa mia è crollata la registrazione per un pezzo, lo fate rivedere il grafico, eccolo qui. E da questo grafico, come ci ha raccontato Mario prima, se vedete sulla sinistra i casi attivi, c'è una flessione. E questa flessione rispetto all'andamento teorico, questa è una scala semilogaritmica. Che cosa vuol dire? Che un esponenziale, come l'andamento dell'epidemia dovrebbe essere, teoricamente, in questa scala è rettilineo. E infatti vedete che i casi, cioè i morti, i deceduti, sono distribuiti secondo una retta. Questi sono i dati aggregati, cioè tutti i dati italiani. Mentre si vede che non segue più una retta il numero dei casi infetti, perché non siamo più in grado di registrare tutti gli infetti, di seguire tutti gli infetti. E non siamo in grado più neanche, pare, di offrire abbastanza posti di terapia intensiva, altrimenti anche i casi di terapia intensiva sarebbero lungo questa retta, anche se ci sono dei casi veramente folli di persone gravi che preferiscono stare a casa. E qui andiamo su argomenti sociologici a questo punto. Cioè, preferiscono stare a casa piuttosto che di accettare la terapia intensiva, non so. Quindi, comunque, come ci ha raccontato Luisa, è indispensabile tenere la distanza sociale è più elevata possibile in modo da frenare l'aumento dei casi. Sì, poi c'è da dire una cosa che può sembrare, veramente adesso sono passati 15-20 giorni e così via, ma può sembrare che i numeri che ci sono bassi, però siccome siamo in esponenziale, ogni giorno, e infatti scalare da una linea all'altra linea moltiplica per 10, per cui nel giro di 6 mesi, se questi sono i numeri iniziali, cioè comunque diventerebbe una tragedia immane, per cui l'abbiamo presa, non dico in tempo, ma voglio dire, se i numeri rimangono assestati, se funziona e restate a casa, non è che abbiamo fatto una cosa inutile, perché in realtà se non l'avessimo fatto, probabilmente staremmo proprio fuori dal mondo. Questo è il concetto che deve Esatto. passare. Lì in quei grafici si vede, nel grafico in alto a destra, si vede che i contagiati a un certo punto saturano a 6 per 10 alla 7, quindi a 60 milioni di persone. E questo numero vuol dire che semplicemente diciamo, l'epidemia ha contagiato tutti, cioè ha raggiunto quasi la totalità dei casi. E in qualche modo non ha più persone da infettare nuove e quindi si spegne da sé. Però è una follia perché la mortalità in Italia a causa dell'età avanzata, media degli italiani, il fatto che colpisce soprattutto anche gli ospedali, eccetera, la mortalità è il doppio che in Corea e in Cina. Ma è cresciuta poi velocemente. Io mi ricordo che Sì. eravamo terzo posto. Quello come numero di casi, sì. Adesso Poi l'Iran è il terzo posto, l'Italia è il secondo come numero di casi, la Corea quarto. Ma la mortalità, cioè quante persone muoiono rispetto ai numeri di casi noti, questo è importante, è molto alta in Italia, il che può voler dire due cose. O che in Italia si muore di più, o che riusciamo a trovare meno casi di quanti non ce ne siano effettivamente o entrambe le cose. Quindi sono beh, c'è anche da purtroppo. dire che comunque se andiamo a paragonare anche solo il dato più semplice, l'età media
della popolazione coreana, l'età media della popolazione italiana, c'è un dislivello molto ampio, sì. Per cui di conseguenza buona parte delle nostre morti sono da attribuire a quello. E poi magari l'utilizzo, come ci raccontavi, di nuovi farmaci, anche l'antinfiammatorio, eccetera, della Roche, potrebbe evitare o abbassare la quantità di morti. Sì, indubbiamente. Questo. Adesso per alleggerire un po' il clima, ci provo così, dato che hai sottolineato di quanto è importante capire che l'andamento esponenziale è imprevedibile e non è proprio nel nostro metro, cioè non riusciamo a dare un'idea di quanto è un aumento esponenziale. A me all'università, ma anche alle superiori, mi hanno sempre fatto lo stesso esempio sciocco. Io prendo un foglio di carta A4, spessore, supponiamo un decimo di millimetro, lo piego a metà e ne raddoppio lo spessore, lo piego di nuovo a metà e raddoppio di nuovo lo spessore, quindi lo moltiplico per 4. Secondo voi, dopo quante piegate arrivo da qui fino alla Luna? Sperate un mi sembra 15? No. Cosa? E in realtà il numero è 33, ma perché sapevi la risposta? Sì, mi ricordavo qualcosa, cioè, perché le persone dicono migliaia, milioni di volte devo piegare per arrivare alla Luna, in realtà no. E per tornare dalla Luna, per andare alla Luna e tornare, sono 34. Ne basta una piegata in più per raddoppiare la distanza. Cioè, le quantità che aumentano esponenzialmente, e questa purtroppo è la fregatura dell'uomo comune, sono difficili da comprendere. Proprio questo, l'articolo che ci ha fatto vedere Luisa stimava in 30 giorni 1 milione di contagi. E questa cosa è difficile da capire se non pensando alla natura dell'esponenziale, il fatto che si moltiplica per 10, di nuovo per 10, poi di nuovo per 10. Ok, e l'unica soluzione fattibile è la distanza sociale. Se pensiamo alla Cina, che ha miliardi, cioè 2 miliardi di popolazione, cioè i suoi numeri vuol dire che l'ha praticamente stroncata sul nascere, cioè le vittime e i contagi che ha la Cina è come se l'avesse stroncato sul nascere proprio. Sì, l'ha stroncato sul nascere, ma io ho visto i dati, cioè loro sono intervenuti, nonostante tutte le critiche, 2 settimane prima di quanto non sono riusciti a fare con la SARS. Quindi velocissimo, nel giro di in realtà 2 settimane la SARS se ne era accorto un mese dopo che era scoppiata. Ok, quindi se ne sono accorti subito e l'hanno stroncato subito con una forza inaudita. Blocchi militari, seguivano ogni singolo movimento di ogni singolo cittadino. Ma ovviamente perché non si dice, ma in realtà quelli di Wuhan si sono comportati come da noi, come si comporterebbe umanamente ogni altra persona. In 5 milioni hanno lasciato Wuhan e sono andati in ogni altra cittadina della Cina. E nonostante questo sono riusciti ad arginare ogni singolo focolaio. Ma anche perché, pensate, 10 giorni in più, sono 90.000 i casi in Cina, 10 giorni in più erano 900.000, siamo già al milione. Sì. Quindi voglio dire, dopo sarebbe andato molto più velocemente. Quello è l'inizio, che sembra che no, vabbè, una semplice influenza, no, pochi casi, sono mille, figuriamoci. Per poi fortuna dopo non è più così, ormai tutti si rendono conto. E con l'intelligenza artificiale possiamo dare un aiuto anche in più. Io faccio parte in qualche modo di tante comunità anche in Italia, no? Di data scientist che fanno analisi sia per hobby che per dare un contributo concreto alla nostra società. Sapete l'esempio della neuropatia e così via, eccetera. E di progetti ce ne stanno tanti. Il problema è che i dati rispetto ai modelli che si possono realizzare sono comunque pochi. E dato che
purtroppo questo aumento esponenziale vuol dire anche che il modello dipende tanto dall'ultimo risultato. Cioè, un po' come se si giocasse in borsa, se volete. Ok? Quindi, ogni modello, questo modello, il modello epidemiologico standard, è perfetto. Questo modello, in pratica, si impara un solo parametro, R0, mentre i modelli che utilizziamo in intelligenza artificiale hanno bisogno di tanti parametri per essere realistici, per essere potenti, predittivi e così via. E tanti parametri richiedono tanti dati aggiornati e tanto eccetera. Ed è una sfida anche dal punto di vista scientifico. Okay. Sto parlando della parte di predizione, sì. Sì, mentre sì. Tutte le ricerche che abbiamo visto sono sacrosante, scoprire medicine, piuttosto che, vabbè, non abbiamo parlato ad esempio di un'applicazione che ovviamente è genetica standard, però nasce con il clustering, anche col machine learning, con l'intelligenza artificiale, ovvero andare a vedere l'evoluzione del DNA del virus. Facendo questo, i genetisti hanno scoperto che quello che è il virus italiano in realtà è nato in Germania 2 settimane prima che ce ne accorgessimo, 2 settimane prima del nostro paziente 1 di Codogno. Sono cose che già 2 anni fa, 5 anni fa non avremmo potuto fare. Io ho fiducia nel progresso e in quello che la scienza ci può dare. Beh, anche i dati sono cresciuti enormemente, cresceranno sempre di più, perché chiaramente adesso ognuno lascia dati, lascia tracce e condivide anche quei dati che ha, perché così uniti insieme possono fare qualcosa di molto più grande. Questo è sì, quello sì. Che c'è. Io non vedo l'ora di poter vederci tutti quanti insieme all'Aurum per fare la presentazione effettiva e anche qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Oggi ci siamo focalizzati sull'intelligenza artificiale applicata al coronavirus, ma volevo parlare anche più in generale, anche per far avvicinare chi non è proprio della materia, di cos'è questa intelligenza artificiale, quali sono gli algoritmi, questi famosi algoritmi, come si usano, e un po' di definizioni che avremo modo poi di spiegare dal vivo. Dicevamo, speriamo ad aprile. Sì, speriamo ad aprile, se no alla prima data utile, perché credo che questo sia una cosa molto importante da poter divulgare a tutti quanti, anche perché essendo proprio per sua natura non a fini di lucro, l'unica cosa che ha è quella di informare, di creare magari, se vogliamo, anche nuove professionalità per il futuro, perché se consideriamo che probabilmente il 65% dei lavori che i nostri figli faranno non ancora esistono, beh, io penso che probabilmente una buona parte verrà da questo, credo. Sì. C'era già 2 anni fa uno studio americano che diceva, sì, ammiccando quello un po', che quello del lavoro di data scientist è il lavoro più sexy del mondo. Proprio perché, vabbè, oltre per il divertimento, per la prospettiva economica, in qualche modo, di crescita. Poi nell'incontro parleremo anche dell'intelligenza artificiale che si diverte nei giochi, diciamola così per il momento, perché alla fine è nata un po' così. Nella tua prima slide hai fatto vedere che DeepMind ha fatto di Google, lavora a cercare cose. DeepMind è stata uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale applicata ai giochi. Sì. Ok, io credo che possiamo chiudere qui questa, grazie a tutti, grazie soprattutto a Mario e Luisa. Ah. Grazie a te Antonio, grazie, che hai partecipato anche tu. Pilastro fondamentale della nostra scuola. Allora, un salutone. Ciao a tutti. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao.